ha dimostrato coraggio nei cambi, specialmente nel cambio di Kvara, ragazzi, perché il cambio di Kvara è arrivato sullo 0-1 per il Barcellona, quindi è stato un cambio molto coraggioso. E allora signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto il Darion e oggi siamo qui uniti per parlare di Napoli-Barcellona. Facciamo il video classico del giorno dopo, pagelle più un'analisi abbastanza veloce della partita. Ragazzi, non so voi, ma io sto percependo nell'ambiente un ritorno di entusiasmo, almeno da questo punto di vista. Anche ieri durante la partita, dallo stadio mi è sembrato di sentire un miglioramento sotto questo aspetto. L'arrivo di Calzona, diciamo che ha un po' rianimato l'ambiente di Napoli. Io lo sto percependo, onestamente, non so voi. Comunque, prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo come sempre di iscrivervi. Mi raccomando, attivate poi la campanella, è tutto gratis, non dovete spendere nemmeno un centesimo. Scrivetemi poi nei commenti le vostre pagelle, chi è per voi il migliore in campo, chi è il peggiore, ditemi un po' la vostra sulle pagelle dei vari giocatori. Detto questo, cominciamo. E partiamo ovviamente dai numeri, dall'analisi un po' così della partita. Siamo sempre su SofaScore. Vediamo innanzitutto l'attacco momentum qui sulla sinistra, che è abbastanza chiaro, ragazzi. Il primo tempo più il Barcellona, il Napoli quasi non pervenuto nella prima mezz'ora, l'abbiamo detto anche ieri nel post partita. Il Barcellona ha pressato molto alto, quasi a ridosso della nostra area di rigore, non ci dava il tempo di respirare quando dovevamo impostare. Hanno giocato veramente a pochissimi tocchi, arrivavano nella nostra area veramente con pochissimi tocchi e in poco tempo. Quindi la prima mezz'ora è stata molto molto difficile, molto molto sofferente, dove però Meret ci ha tenuto a galla perché ha fatto tre parate importanti. Quindi se dopo i primi 30 minuti siamo stati sullo 0-0 è grazie specialmente a Meret e anche grazie alla difesa. L'ultimo quarto d'ora del primo tempo il Napoli esce un po' fuori. Nel secondo tempo diciamo che ce la siamo divisa, ecco, la prima metà bene Barcellona, poi nel finale, diciamo dal 60esimo in poi, il Napoli ha preso un po' più di coraggio, ha preso un po' più di consapevolezza e ha fatto il gol che poi è il pareggio dell'1-1, e nel finalissimo quel mezzo brividino che ci poteva costare la sconfitta. Quindi questo è un po' l'andazzo della partita. Per quanto riguarda i numeri, 0.87 il Napoli. E diciamo che questo 0.87 arriva quasi tutto dal gol di Osimhen, che vi spoilerò già, sarà un XG vicino allo 0.5. Il tiro in porta è l'unico, è quello di Osimhen, quindi per forza di cose sarà quello l'XG principale. Il Barcellona invece ha tirato sicuramente più di noi, 6 tiri in porta, 12 totali e 5 da fuori, però l'XG è più basso. Questo che vuol dire? Vuol dire che i tiri fatti dal Barcellona erano tiri statisticamente complicati da concretizzare. Mettiamoci anche l'efficienza della nostra fase difensiva, quindi il Barcellona sicuramente ha prodotto di più del Napoli, però ha prodotto dei tiri che erano difficilmente concretizzabili, mettiamola così. Il dato sulle parate è abbastanza indicativo: 5 per Meret, 0 per Ter Stegen, però come potete vedere, gol evitati 0.05, quindi questa è un'ulteriore conferma che le occasioni create dal Barcellona erano occasioni abbastanza difficili da concretizzare. Per quanto riguarda i passaggi, ci sta che il Barcellona abbia fatto più passaggi di noi, la conosciamo, la filosofia del Barcellona. Il Napoli fa una percentuale dell'82% di precisione, quindi leggermente di meno rispetto agli standard. 38 palle lunghe, fatte bene 28, quindi poco più della metà. Questo è un dato che ormai è diventato quasi una costante quest'anno. Sui cross proprio male male male, fatti soltanto 3 su 26, cioè 3 buoni su 26, quindi quasi niente. Dribbling, questo è un bel dato, ragazzi. Il Napoli ha fatto soltanto 9 dribbling in partita, e qui potremmo collegarci a Kvaratskhelia, perché questa, la partita di ieri sera, è forse l'unica partita in cui Kvara non salta quasi mai l'uomo. Vi spoilerò già questa cosa: Kvara ieri ha tentato solo 2 dribbling. Diciamo che c'è una mezza spiegazione sul perché poi Kvara ha fatto una partita che, diciamo, non, vi dico già, non arriva alla sufficienza. Palle perse 145, continuiamo a perdere un sacco di palle, però bisogna sempre prendere questo dato e contestualizzarlo anche con l'avversario, perché come ho detto prima il Barcellona ha
pressato molto alto e intercettava ben linee di passaggio, quindi anche per merito degli avversari. Io questo sofa score comincio a odiarlo perché ogni volta si ricarica la pagina e mi fa perdere tutto. L'XG più alto del Barcellona arriva a 0.14, quindi veramente poca roba. Vediamo le posizioni medie per capire un pochettino la situazione. Allora, questo è il Napoli, comunque vediamo un baricentro abbastanza, diciamo, a ridosso del centrocampo. Quattro giocatori sotto la linea di metà campo. Abbiamo una sorta di 2-3-2-3, più o meno, in fase di costruzione. Gli esterni, sia alti che bassi, molto larghi, specialmente Di Lorenzo e Politano. E a centrocampo si è creato questo rombo tra i tre centrocampisti Osimhen. Ok, vabbè, Rachmani abbastanza chiara, l'hitmap così come quella di Juan Jesus, se magari caricasse. Ok, Juan Jesus addirittura si è spinto anche un pochettino sulla fascia sinistra. Oliveira abbastanza chiaro, si è anche buttato dentro l'area come potete vedere. Kvaratskhelia non ha fatto tantissimo. Se voi andate a vedere l'hitmap generale di Kvara, c'è sempre una grandissima zona densa qua a ridosso dell'area di rigore, e non l'ha fatto questo ieri. Di Lorenzo, diciamo che è stato più nella metà campo che a nostra che in quella avversaria. Politano molto largo, ha giocato prevalentemente sulla fascia. Anghissà mobile come sempre, così come Lobotka, Caius Tatum, quindi tre centrocampisti molto molto dinamici. Osimhen più o meno anche lui, quindi diciamo che le posizioni medie sono abbastanza chiare. Con i cambi diciamo che non cambia tantissimo. Ci abbiamo Traoré che è un po' più avanzato rispetto a Caius, quindi ci siamo. Lindstrom, diciamo che Lindstrom e Traoré molto molto vicini tra di loro. L'hitmap di Simeone è abbastanza chiara, e Raspadori che viene messo esterno a destra da Calzona. Poi su Raspadori ci torniamo dopo. Per quanto riguarda i tocchi, Di Lorenzo torna a essere il giocatore più considerato per quanto riguarda i tocchi, 81. Poi abbiamo Oliveira, quindi due terzini sono i giocatori che toccano più palloni, subito dopo i due centrali e poi tutti gli altri. Vedete Kvaratskhelia, 36 palloni toccati, ne ha toccati meno del portiere, e vabbè, Osimhen anche, quindi questa cosa è abbastanza importante. C'è sempre da tener conto dell'avversario, ricordiamolo sempre, perché comunque Kvara ha avuto anche un Koundé che in marcatura è molto molto fastidioso. Osimhen è stato molto, diciamo, è stato schermato bene dai due difensori loro, quindi dobbiamo tener conto anche degli avversari. Il giocatore che ha la percentuale passaggi riusciti più alta è Rachmani, subito dopo Juan Jesus e Anghissà. Questi sono i tre che sono stati migliori per quanto riguarda la precisione. Caius, 10 passaggi sbagliati. Anche Osimhen, ragazzi, ne ha fatti solo 9, però quasi la metà li ha sbagliati. Politano, anche lui, qualche passaggio sbagliato di troppo. Di Lorenzo, vabbè, Di Lorenzo avendo più tocchi è normale che abbia anche, sia anche più esposto all'errore. Comunque questa è la situazione generale della partita per quanto riguarda i numeri. Quindi andiamo adesso alle pagelle. Allora ragazzi, le pagelle per me sono abbastanza alte, perché comunque bisogna tenere conto secondo me di tutto il contesto che stiamo vivendo. Cioè Calzone arriva a 24 ore dalla partita e c'è comunque un pareggio contro un Barcellona che dal punto di vista della qualità dei giocatori è superiore a noi. I migliori in campo per me sono tre, e sono il portiere e i due centrali. Meret si prende un bel 7, 3-4 parate importanti, però secondo me la parata più importante è stata quella su Lewandowski, quella dove va a parare col piede, perché lì comunque è un tiro abbastanza ravvicinato e lì Meret secondo me ha mostrato degli ottimi riflessi. Per me quella è stata la parata più importante. Poi fa la parata su Gundogan da fuori area, la parata su Pedri da fuori area. È stato ottimo, secondo me, per quanto riguarda le parate. Poi sì, per quanto riguarda l'impostazione, la tranquillità. Non mi ripeto più, cioè lo sappiamo, Meret non è un portiere adatto, ecco, per giocare dal basso. E qui sarà interessante capire come continuerà Calzone in porta. Però dal punto di vista delle parate, raga, io lo ripeto, riguardo le parate, Meret secondo me è uno dei migliori che abbiamo in campionato.
e ieri ci ha salvato parecchio. Ecco, quindi se abbiamo finito 1-1 è anche merito suo, quindi 7 se lo prende. Olivera 6 e mezzo, non ha spinto tantissimo, però secondo me ha tenuto bene Yamal. Mi è piaciuto molto negli anticipi. Mi ha sorpreso vederlo titolare al posto di Mario Rui. Io mi aspettavo più Mario Rui ieri, però Olivera ha fatto una partita tutto sommato onesta. Juan Jesus e Rachmani 7, ragazzi. Juan Jesus e Rachmani ieri secondo me hanno fatto una grande partita. Si sono alternati per quanto riguarda la rottura della linea, però diciamo che Rachmani è stato quello che più ha rotto la linea dei difensori. Calzona con la difesa a 4 ci sa fare, e lo sappiamo dai tempi di Sarri, quindi qui secondo me la difesa con Calzona a livello di movimenti ne gioverà tantissimo. Juan Jesus ha fatto una grande partita secondo me su Lewandowski. Un paio di salvataggi importanti, ce n'è uno dove mi ricordo che aveva sfiorato anche l'autogol, quindi è stato anche coraggioso. Per quanto riguarda il gol preso, ragazzi, per me lì non è tanto una colpa di Rachmani che va a rompere la linea, perché lì, diciamo, se lui l'ha fatto è perché evidentemente gliel'ha chiesto Calzona. Più che altro in quell'occasione, secondo me, non c'è stato l'aiuto dal centrocampo, specialmente da Anghissà. Se voi vi rivedete il gol preso, Anghissà anche lì quasi passeggia. E poi io ci aggiungo anche un mezzo errore di Lorenzo, perché quando Rachmani si, diciamo, rompe la linea e va su Pedri, è Di Lorenzo che deve prendersi Lewandowski e ci mette quel mezzo secondo di ritardo che permette a Lewandowski di fare quel movimento che poi gli porta al gol. Quindi per me il gol preso è colpa tra virgolette di Anghissà e di Di Lorenzo. 6 a Di Lorenzo, ragazzi. Di Lorenzo lo ripeterò fino alla morte. E meno male che domenica non gioca. Di Lorenzo deve riposare. Finché non riposa, continuerà a fare queste prestazioni abbastanza rivedibili. Dal punto di vista dei movimenti, io ho visto fare cose che faceva ai bei tempi andati. Troppi passaggi sbagliati. Cancelo l'ha sofferto tantissimo. Cioè, la catena di sinistra del Barcellona ha sfondato veramente con troppa facilità lì. Calzona ha tolto Kvara. Io mi auguro un giorno di vedere questo cambio anche per Di Lorenzo. Non voglio fuori Di Lorenzo perché è scarso. Di Lorenzo non ce la fa più. Sta giocando sempre. È provato, lo vedo sempre più provato dalla situazione. Deve riposare sto povero Cristo. Meno male che domenica non gioca. A centrocampo, Lobotka 6 e mezzo. Lobotka mi è piaciuto tanto. L'ho visto spesso pressare alto, aiutare Osimhen nel pressing alto. Il Napoli in fase di non possesso si metteva 4-4-2 e diciamo il giocatore che si metteva sulla linea di Osimhen spesso si alternava. C'era a volte Anguissa, a volte c'era Lobotka, a volte c'era anche Politano. Poi in fase, diciamo, di possesso verticalizzava spesso. L'ho visto un po' più avanti del solito. Lobotka quando c'ha palla difficilmente gliela togli. Cioè, tu dici no, è uno piccolino, ma è piccolino ma tiene bene. Cioè, veramente devi faticare per togliergli il pallone. Quindi nel complesso per me Lobotka è stato il migliore del centrocampo. Note dolenti, le mezzali, ragazzi. Allora, Cajuste 5. Cajuste ha sofferto parecchio, secondo me, ieri, specialmente nel primo tempo. Io ripeto, cioè, in questo 4-3-3 Cajuste fa delle cose che secondo me non sono nelle sue corde. È un facsimile di Anguissa, cioè o gioca uno o gioca l'altro. Insieme non rendono. Ieri sera non è che c'avevi tanta scelta, o giocava Traoré o Cajuste, e Traoré sappiamo che non è ancora in condizione, quindi era obbligato Calzona a mettere Cajuste. La partita però non è stata sufficiente, per me anche il peggiore in campo. Anghissà, diciamo che si è un po' ripreso nel finale. Nel secondo tempo ho rivisto a tratti l'Anghissà dell'anno scorso. Fa anche l'assist per il gol di Osimhen, fa anche un colpo di testa sul calcio d'angolo nel secondo tempo. Però nel complesso per me la partita non è sufficiente, perché il primo tempo ancora una volta ha passeggiato. E sul gol preso, ripeto, c'ha delle colpe secondo me. Ecco il cambio che Calzona ha fatto con Kvara. Vorrei vederlo anche con Anguissa, cioè vorrei vedere un Anguissa che nella partita nel secondo tempo viene sostituito. Abbiamo un problema in questo momento a centrocampo. Il problema principale è la mezzala di quantità, non tanto di qualità, perché una volta che Traoré tornerà al top della condizione, lì ragazzi staremo in una botte di ferro. Il problema è l'altra mezzala, che tra Cajuste e Anguissa stanno facendo entrambi male.
In attacco, Politano 5 e mezzo, non sono d'accordo sulla visione di Calzona, cioè secondo lui Politano ha fatto una partita strepitosa, magari sì, sull'aspetto forse dell'applicazione. La catena di sinistra del Barcellona ha spinto veramente con troppa facilità, e quindi un po' lì sulla nostra catena di destra, diciamo, un po' leggermente insufficiente tutta quanta. Politano davanti non ha creato quasi niente, così come Kvara. Purtroppo stavolta a Kvara devo dare un voto negativo, che poi, cioè, 5 e mezzo, non sto dandogli 4, però Kvara, ragazzi, si è meritato la panchina. Ecco, ieri sera sono rimasto un po' stupito dal cambio, però rivedendola e vedendo anche i dati di Kvara, vi dico che il cambio è stato giusto. Soltanto due dribbling tentati. Già da questo dato capisci tanto, perché Kvara in media ne fa almeno 10 di dribbling, 14 passaggi su 19 fatti bene, passaggi chiave 0, tiri 0. I numeri offensivi sono molto molto scarni, cioè non ha creato quasi niente e non ha quasi mai saltato l'uomo, quindi per questo motivo 5 e mezzo e il cambio è giusto. Osimhen 6, gli do il 6 giusto per il gol, perché tolto il gol, ragazzi, per me Osimhen non ha fatto una partita sufficiente. È stato ben schermato dai due difensori. Poi non mi è piaciuto Osimhen nella fase di smistamento dei palloni. Quando si riusciva a ripartire e Osimhen doveva abbassarsi, spalle alla porta per smistare il pallone sulle fasce, una volta su due questo passaggio era sbagliato. Quindi non mi è piaciuto nella fase di smistamento, non mi è piaciuto anche nei movimenti perché andava spesso in fuorigioco, però ha una palla giocabile e la butta dentro, quindi il 6, la sufficienza se la prende. Per quanto riguarda i subentrati, Traoré e Lindstrom hanno sicuramente fatto meglio, hanno dato di più di Kvaratskhelia e Kjust, quindi gli do entrambi il 6. Hanno secondo me dato quel brio in più e hanno influenzato positivamente la partita, specialmente nel finale. Traoré, ragazzi, ve lo ripeto, cioè per me Traoré appena tornerà al top della condizione diventerà un giocatore inamovibile, è la mezzala che ci serve, è quel giocatore che fa appunto il collante tra centrocampo e attacco che ci serve. Lindstrom viene messo al posto di Kvara, alto a sinistra, mi è piaciuto, è entrato bene, ha creato un pochino di scompiglio, cosa che non ha fatto Kvara. Simeone senza voto, ragazzi, tocchi fatti 8. Non posso valutarlo. Raspadori 5,5, viene messo alto a destra, non ha aiutato tantissimo in fase di copertura. Mi ricordo giusto là il calcio d'angolo dove fa l'assist per Anguissa che la butta di poco fuori, poi per il resto non ha fatto tantissimo. Diciamo che alto a destra non ha dato tantissimo ieri sera. E Calzona, ragazzi, 6,5. 6,5 perché principalmente, allora, come ho detto ieri, non si potevano pretendere i miracoli da Calzona in 24 ore. Diciamo che premio più che altro i cambi hanno funzionato. Calzona ha dimostrato molto coraggio, ragazzi, perché togliere Kvara al 68esimo l'ha tolto. Poi toglie anche Osimhen, quindi ha dimostrato coraggio nei cambi, specialmente nel cambio di Kvara, ragazzi, perché il cambio di Kvara è arrivato sullo 0-1 per il Barcellona. Quindi è stato un cambio molto coraggioso. E poi le parole nel post partita a me sono piaciute tanto. A Sky praticamente ha fatto capire sul cambio di Kvara che lui non guarda in faccia a nessuno. Indipendentemente dal nome, chi sta facendo bene resta in campo, chi non ha fatto bene esce. Questo ha detto ed è anche giusto. Poi, ragazzi, cioè, con Calzona si torna finalmente a parlare di calcio. Cioè, gli hanno chiesto su cosa bisogna lavorare e Calzona dice bisogna lavorare tatticamente, coprire la palla, difendere in avanti con più cattiveria, difendere in avanti, non scappare all'indietro, stare stretti, tutte cose che con Mazzarri e Garcia non si sentivano. Con Garcia si parlava di fortuna, con Mazzarri sono 23 anni che faccio allenatore, alibi di qua, alibi di là. Con Calzona si parla di calcio, si parla di cose concrete. Vabbè, su Raspadori ha detto che è un giocatore che può coprire tutti i ruoli della tre quarti, una cosa che bene o male già sapevamo. Dice una cosa importante: non so se può fare anche la mezzala, una mezza idea mi è balenata. Quindi attenzione, 6 e mezzo se lo piglia tutto in questo suo primo esordio, e queste quindi sono le mie pagelle. Ragazzi, io lo ripeto, io con Calzona ho belle sensazioni, perché vedo cose che si vedevano l'anno scorso, sia a livello di comunicazione ma anche a livello di lavoro sul campo. Quindi io da questo pareggio esco con molto ottimismo,
verso il futuro. Ora domenica abbiamo il Cagliari, dobbiamo cominciare a fare i filotti adesso. Abbiamo un calendario ora che dice Cagliari, Torino, Juventus e Sassuolo. Mi aspetto 10 punti in queste 4 partite almeno. E poi a marzo, il 12 marzo, c'è il ritorno e non sarà facile. Però sono convinto che da qui fino al 12 marzo Calzona ci farà vedere belle cose e vedremo dei netti miglioramenti da parte del Napoli. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è gratis e attivate poi la campanella così rimanete sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre comunque forza Napoli.